Anche la terza porta del battistero è stata sostituita con una copia. Si tratta della porta sud, opera di Andrea Pisano, la cui replica, come già era avvenuto per la porta del Paradiso e la porta nord, è stata inaugurata ufficialmente. Si conclude così un percorso durato 39 anni, necessario per motivi di conservazione. Anche la porta sud, nell'originale, al termine del restauro che è in corso all'opificio delle Pietre Dure, prenderà posto al Museo dell'Opera del Duomo. La copia è opera, come le altre sue sorelle, della Galleria Frilli, frutto di uno straordinario mix di tecnologia e altissimo artigianato. Ci sono voluti 3 anni per un totale di 40.000 ore di lavoro per realizzare i 28 pannelli. In realtà siamo particolarmente felici perché si conclude con la porta sud un percorso trentennale, direi ormai, che ha portato a collocare sul battistero tutte le 3 repliche delle porte, a partire dalla porta al Paradiso. E questo permette intanto di conservare gli originali al museo e a breve, appena terminato il restauro completo anche la porta sud, completare la terna all'interno del museo stesso. La scansione 3D è una tecnica non invasiva che consente di acquisire un modello estremamente fedele rispetto all'originale e poi, attraverso la prototipazione, quindi la stampa, in questo caso con polvere di nylon, siamo andati a creare la base su cui poi effettuare il lavoro. Lavoro che ha poi una grandissima parte artistica, perché da quando si passa alla creazione delle cere per il modello vero e proprio, gli stampi siliconici e poi alla fusione, c'è una grandissima manodopera che, lasciatemi dire, grazie a Dio, ancora non si può sostituire.